anche il vice sindaco. Buonasera. Io ho preso un impegno con questi professori, che conosco alcuni di loro da una vita, vi ricordate, no? E ho detto qualche anno fa: preparatevi, perché dovrete offrirci un concerto a Piazza Duomo quando farò il sindaco di Messina. È stato qualche anno fa, loro ovviamente per amicizia non mi hanno riso in faccia, però chissà che cosa hanno pensato nella loro testa. Dopo che c'è stato l'esito, io li ho chiamati, ho detto: vi ricordate la promessa che mi avete fatto? Non è che era una promessa come quella che fanno i politici, che l'avete dimenticata. Piero Cernuto giustamente si è ricordato dell'impegno che ha assunto con me, ed ecco che stasera sono qui a omaggiare la città e a fare questo concerto per noi, e lo sottolineo, è stato offerto da loro, e un altro grande applauso anche per questo. Grazie, grazie. Ogni tanto io strimpello con loro. Allora stasera c'è, ma proviamo, io non lo so, perché quella è professionale, non so se riuscirò neanche. Per carità, ora la proviamo, se no eventualmente il ripiego sarà il tamburello, sempre se i professori sempre consentiranno. Quindi non prendeteci a pernacchie, perché è così, un'improvvisata che facciamo per giocare, ecco, per spezzare quella che comunque era l'armonia del concerto. Facciamo un fuori programma per 5 minuti massimo. C'è anche il vice sindaco, dove già ti sei attrezzato, guardate Mondello, un applauso al vice sindaco, lui suona sempre, quindi non ha bisogno di alcun supporto. E allora come ci organizziamo, maestri? Diteci. Ma quanto sei bello stasera, ma quanto sei bello, va.
cielo, poi una donna, poi una donna, poi una donna, poi una donna.